she sang. It was a bit from the Glorious Ninth by Ludwig van. Ciao ragazzi, un saluto capodanneschissimo, meglio ultimo dell'anneschissimo dal Teo CrackUpArt. Non ho fatto una diretta ieri, ma insomma ce ne sono state tante e ce ne saranno tante. Una satira in grappetta, diciamo offline, ecco, indifferita, per salutarvi tutti, per ringraziarvi del seguito che avete dato al mio lavoro su Ground Zero Channel con la botteguccia dei sigilli, che continuerà e che martellerà un sacco di contenuti importanti con l'anno che viene. E soprattutto non dimenticate che Ground Zero Channel non ha le palle tagliate, per cui potreste anche vedere, anzi sicuramente ci potrebbero essere delle novità con l'inizio dell'anno, magari degli shift su un altro canale per dei contenuti e un ritorno comunque a delle trasmissioni che martellano sulla realtà, perché la realtà là fuori è decisamente piena di persone brillanti, meravigliose, piene di incredibili sentimenti, ma è anche piena ovviamente di che cosa? Immaginate un po', provate un po' a immaginare, è piena di... certamente piena di pigne zucche, con la testa facciata, la faccia facciata, eccetera, eccetera, eccetera. Indipendentemente da ciò, un sacco di persone che proprio non vogliono accettare, ecco, una serie di realtà, ma bando alla polemica. È un saluto veloce per innanzitutto dire che il lavoro di CrackUpArt sta andando avanti a manetta e quindi ci saranno una serie di novità che arrivano per il 2024. E, innanzitutto c'è una serie di lavori che sto preparando, sono lavori in corso pop sull'immagine del grandissimo Lucio Battisti. Chi mi segue su Instagram avrà già visto questi lavori, avranno diversi colori, anche se la scia e la silhouette sarà grosso modo la stessa. Questi sono solamente i primi tre fra i lavori che sono work in progress. Poi ovviamente finalmente nel 2024 arriverà il tributo necessario ai Pantera, che sarà potrebbe essere un 50x70, adesso non ho ancora deciso. Comunque ci sarà alla band che ha rinnovato e salvato il metal, ma che soprattutto ha introdotto delle divagazioni che vanno praticamente dal classico al metal, insomma una band unica. A questo punto non potevo evitare, insomma, di mettermi al lavoro anche su questo tipo di progetto qua. E poi ci saranno tutta una serie di prodotti che arriveranno e che saranno ovviamente in vendita tramite il nuovo shop in sviluppo di CrackUpArt, che saranno dei prodotti fra virgolette a prezzo decisamente minore, ma dei prodotti in cui c'è assolutamente tutto il pensiero, lo sviluppo e la passione che metto in queste cose, perché ci saranno dei bozzetti e tendenzialmente su carta, acrilico su carta. E poi ci sarà una nuova selezione che vi faccio vedere adesso. Questa è una piccola selezione ancora non colorata di calamite per frigo, sono magneti per frigo in diverse configurazioni. Ci saranno insomma gli ospiti che se ne vanno, tratti da un vecchio quadro, Brain Drain, uno dei miei primi quadri. Poi ci saranno insomma delle ballerine volanti, ci sarà un'interpretazione del socialismo di marketing, ecco, sui social network, una vecchia reinterpretazione dei miei primissimi quadri, insomma crosswords combattenti, e poi una serie di selezioni dei bambini in provetta e le mani che possiedono il mezzo di stimolazione di massa più diffuso e pare fondamentale per le pigne e le zucche. Lo vedete lì, sia nelle mani che anche lui all'interno di un oggetto volante ben identificato, in questo caso da chi sa vedere le cose. Che dire, quest'anno mi ha regalato un sacco di sorprese. Mi ha regalato una collaborazione continuativa con Ground Zero Channel, e io ringrazio Luca Tanesco in Ground Zero Channel per avermi dato la fiducia, lo spazio e come dire, la possibilità di sviluppare insomma questo nuovo progetto in autonomia che sta piacendo sempre di più e che appunto martellerà i suoi contenuti che vanno dal dark all'oscurità, all'esoterismo, alla letteratura, al cinema, insomma come state già vedendo, così come ringrazio Matteo Galantini, altra anima di Ground Zero Channel, che comunque mi dà consulenza, aiuto, consulto, e che alle volte compare con me come nella bellissima puntata su Ayrton Senna che abbiamo fatto insomma da qualche giorno, che vi invito a vedere, come tutte le altre puntate sui serial killer. Vabbè, vedete anche qua il signor Charles Manson in uno dei ritratti CrackUpArt. Non sono qua per fare polemica oggi, satira in grappetta eccetera, no, a parte l'invito a riconoscere pigne e zucche che ci vivono tutto attorno ma non ci sovrastano e non ci sovrasteranno mai. Che dire ragazzi, era un piccolo veloce saluto per la fine dell'anno, e sono stato felicissimo di quello che finora abbiamo costruito e vi aspetto per l'anno nuovo, e innanzitutto vi aspetto per un primo avvenimento che metterà assieme le forze del Teo CrackUpArt con Dona & Elly della Stanza della Magia. Ho già proposto un post che insomma parla di questo evento che ci sarà il 3 gennaio alle 20:30, in cui parleremo di spiriti erranti, di presenze ultradimensionali eccetera, in una serata insomma che è sia di testimonianze personali che di letteratura e un sacco di altre cose interessanti. Seguite tutte le persone che ho insomma citato e seguite CrackUpArt nella sua esperienza artistica. Mi potete trovare su Instagram, ovviamente qua su YouTube, su Telegram eccetera, e grosso modo il nickname è sempre @CrackUpArt, e mi raccomando rimaniamo sintonizzati per un sacco di esperienze insomma all'interno del crime, dell'esoterismo, dell'occulto, delle curiosità, della satira e della letteratura, del cinema, di tutto ciò che è bello in questi ultimi 6.000 anni di storia che a quanto pare i vincitori ci hanno raccontato in una maniera probabilmente abbastanza diversa rispetto a quello che insomma a come è andata, ecco, mettiamola così. CrackUpArt vi saluta e vi augura una buonissima serata dell'ultimo dell'anno, un buonissimo inizio anno 2024. Vi do un bacio e vi faccio salutare dal nostro Alex Delarge in chiusura, come fosse una satira in grappetta in diretta, e ci vediamo l'anno prossimo. Un abbraccio dal Teo CrackUpArt. Thank you.